Per il PRI Italia abbiamo Walter Barberis, presidente della casa editrice Einaudi. Come vede il futuro appunto della casa editrice Einaudi? Ma vede, oggi il mercato del libro in Italia è particolarmente debole e soprattutto negli ultimi anni ha avuto dei cedimenti importanti. La casa editrice Einaudi è una sorta di grande istituzione della cultura italiana, ha 80 anni di storia. È chiaro che io il futuro lo vedo tutto sommato, non dico roseo, ma con un buon andamento. Si tratterà di superare questa crisi, che è una crisi di carattere, come tutti sanno, generale, e di riavviare un lavoro serio di avvicinamento alla lettura. E secondo lei quale può essere la leva in più per avvicinare soprattutto i giovani alla lettura? Questo è il problema. Noi abbiamo una società vecchia con un pubblico di acquirenti e di lettori che possiamo definire più che maturo. Noi dobbiamo invece andare sui giovani, valorizzare la capacità culturale dei giovani in ogni campo e con questi costruire i nostri interlocutori di domani. Prima mi raccontava che lei insegna metodologia della ricerca storica. Qual è l'innovazione che può aiutare a diffondere e a conoscere la storia? Ma vede, la storia, come tutte le scienze, è fatta di due elementi. Un elemento è la ricerca di una presunta verità. L'innovazione è connaturata con la ricerca in generale. Una buona ricerca supera una ricerca precedente. Tutte le innovazioni di carattere tecnologico, ma anche di carattere culturale, di carattere scientifico, sono le benvenute. Quando la genetica ci ha raccontato cose che appartenevano al sangue dell'uomo di 40.000 anni fa, noi abbiamo capito finalmente che le teorie razziste erano completamente sbagliate. Perché? Perché eravamo tutti figli, nipoti, pronipoti di una persona nera. Dunque, tutta la storia ha dovuto in qualche modo prenderne atto.